Buon pomeriggio o buonasera, dipende da quando vedrete questa nostra trasmissione. Per il momento buon pomeriggio a tutti gli amici che ci stanno seguendo, che stanno seguendo Tirana Time. Vi presento subito coloro che saranno con me in questa trasmissione, in questa diretta, sempre sulla pagina di Tirana Time, però programma che potete trovare tra poco anche su YouTube, oltre che sulla pagina Facebook appunto di Tirana Time. E vi presento subito gli ospiti, iniziando da Fabrizio Fabris. Grazie Fabrizio, buona serata. Salve, salve a tutti e buon pomeriggio. Grazie a Fabrizio, ex Rossoverde, tra le altre cose. Insomma, lui è a Terni e quindi segue con particolare attenzione perché sono anche le vicissitudini della Ternana. C'è Luca Giovannetti, Corriere dell'Umbria, anche lui che fa parte appunto di questo progetto Ternana Time. Ciao Luca, buon Ciao pomeriggio. Ivano, buon pomeriggio a te e agli altri amici con noi in questo programma e chiaramente a chi ci segue in web TV. E c'è poi Luca Marchetti, Sky, rappresentato dire, dignitosamente da Luca Marchetti, o meglio, Terni, rappresentato in Sky dignitosamente da Luca Marchetti. Luca, ma vedo tante bottiglie dietro di te, ma hai una casa, hai una Se c'avevo casa fornita. così, c'avevo la cirrosi epatica. Vabbè. No, era pranzo fuori. Ormai si può collegarsi da qualsiasi parte del mondo, quindi sono qui al ristorante di un amico e mi sono fermato per il collegamento con voi. Eravamo qui a Bene, pranzo con gli grazie. altri colleghi. Grazie, ti ringrazio. Allora, andiamo subito ad iniziare questo nostro programma, andando a vedere soprattutto quelle che attualmente sono le problematiche in casa Rossoverde, no? Della partita con il Pescara, magari ne abbiamo dettagliato, dell'amichevole, con il Pescara ne abbiamo parlato dettagliatamente, quindi è inutile tornarci sopra. Torniamo invece su quelle che attualmente sono un po' le pecche della Ternana. A pochi giorni dall'inizio della Coppa Italia, Coca-Cola, e a pochi giorni, a una settimana e poco più, dall'inizio del campionato. Mi sembra che anche per detta di Lucarelli, il reparto che soffre di più in questo momento è il reparto difensivo. E allora io pregherei magari il nostro Michele Pettorotti, che è in regia, di mandare subito la clip relativa all'intervista con Lucarelli, in cui parla delle problematiche attualmente della Ternana nell'affrontare il calciomercato e di quell'intervento che secondo appunto il tecnico della Ternana occorre un intervento massiccio per cercare di puntellare la difesa in virtù delle cessioni e in virtù degli infortuni. Quindi quando Michele è pronto può andare subito con questa intervista con Lucarelli. Sarebbe fortunato a me avere la rosa a disposizione dal 17 di agosto, questo non posso negarlo perché sennò mi porterebbero in neurologia di rincorsa, però dobbiamo anche capire, per esempio, che noi eravamo su un giocatore che a noi ha chiesto una cifra e da un'altra parte ha accettato quasi la metà, per dire che quando si presenta la Ternana purtroppo tutto lievita, quindi noi non vogliamo essere la piazza per i giocatori che vengono a cercare soldi. Noi vogliamo essere la piazza per i giocatori che hanno fame. E in questo, se dobbiamo aspettare qualche giorno in più e andare a prendere giocatori che possono avere queste caratteristiche, che non vengono giocatori che guardano solo allo stipendio, io credo che oggi la linea difensiva sia una linea difensiva che potrebbe non essere più quella domani. Quindi noi stiamo lavorando in una situazione di attesa di un certo numero di giocatori. È chiaro che con gli interpreti e con gli esterni di ruolo probabilmente si riesce a essere ancora più propositivi. Oggi è ovvio che a Russo o a Sini non posso chiedere le sovrapposizioni, non posso chiedere l'attacco alla profondità, non posso chiedere di arrivare in fondo al cross perché non è il suo ruolo, non ce l'hanno nelle loro corde. Però sono convinto che, ripeto, intervenendo era masticcio dietro e qualcosa dobbiamo fare anche nel mezzo. Sicuramente la squadra potrebbe avere un volto diverso. Fermo restando che per ora sono soddisfatto di quello che mi stanno dando anche i giocatori adattati in certi ruoli, perché vedo partecipazione, vedo disponibilità
e vedo che provano a farlo con entusiasmo, anche se, come ho detto prima, non, magari non è il proprio ruolo. Bene, queste le parole appunto di Lucarelli, che forse per la prima volta dice che bisogna intervenire in maniera massiccia per quanto riguarda il reparto difensivo. Allora, le prime riflessioni le facciamo con Luca Giovannetti di Panatti, e poi il commento di Fabrizio Fabris. Luca. Mi sembra che mister Lucarelli abbia fotografato in maniera nitida quelle che sono a oggi le carenze dell'organico, che peraltro sono piuttosto palesi. È evidente che in questo momento, dopo le partenze di Parodi e Nesta a destra e gli infortuni di Mamarella e Celli a sinistra, la Ternana non abbia terzini di ruolo, per cui a destra si adattano centrali come Russo da una parte e Sini dall'altra, oppure a destra viene spesso impiegato un jolly preziosissimo, mai come quest'anno con le liste bloccate a 22 come Defendi, che secondo me lungo la fascia destra in questa categoria, in questa squadra, con queste normative, sarebbe e sarà prezioso in tre ruoli, come alternativa, come quarto di difesa a destra, all'occorrenza come mediano centrale, sebbene lui non sia di ruolo un centrocampista abituato a giocare a due, e estrema razza perfino come esterno offensivo. Però insomma sono soluzioni di ripiego, magari a volte anche piuttosto efficaci, ma non sono i giocatori di ruolo dei quali una squadra molto ambiziosa come la Ternana ha ovviamente bisogno assoluto. E quindi Lucarelli dice tutte cose giuste e condivisibili, condivisibile anche il concetto che esprime in maniera esplicita, e cioè sì, abbiamo bisogno di questi giocatori, però non possiamo farci, tra virgolette, l'espressione è colorita ma immaginifica ed è mia, prendere per il collo, nel senso non possiamo insomma svenarci oggi per giocatori che magari tra 7-8 giorni costeranno o costerebbero molto di meno. Tutto giusto, tutto condivisibile, e adesso vediamo chi arriverà. Ricordiamoci che ogni cosa che diremo in questo programma odierno è interlocutoria per definizione, perché il 18 settembre mancano addirittura 17 giorni alla fine del mercato, che secondo me per la Ternana e per quasi tutte le società di C e per larga parte anche di quelle di B entreranno in vivo da lunedì prossimo. Luca Marchetti, allora Luca, mi sembra che c'erano difficoltà sul settore di destra per quanto riguarda la fase difensiva, ora purtroppo si è acuita questa difficoltà con gli infortuni di Celli prima e Mamarella dopo, quindi se prima si doveva intervenire sul settore di destra, ora si è aperto anche un punto interrogativo anche su quello di sinistra. Ah, sì, intanto condivido tutto quello che ha detto Luca e soprattutto quello che ha detto l'allenatore. Credo che sia raro ascoltare un allenatore che vada incontro, soprattutto in questo periodo qui, a quelle che sono anche le esigenze economiche della società, perché giustamente l'allenatore prende sempre in considerazione le proprie, no, di esigenze, cioè quello di avere la squadra il più possibile pronta per l'inizio del campionato, per mettergli dentro schemi, per mettergli dentro le proprie filosofie calcistiche, eccetera, eccetera. Mentre invece mi sembra che ci sia un'ottima sintonia, almeno in questo momento, fra la parte dell'allenatore e la parte della direzione sportiva, e questo è sicuramente un grande vantaggio. Per quanto riguarda i ruoli e quindi gli interventi sul mercato, stavamo dicendo da inizio di stagione che la Ternana avrebbe rivoluzionato di fatto la difesa, che è un po' il concetto che ha espresso Lucarelli. Di sicuro serve almeno un titolare nella corsia di destra. Non credo che arriverà più Drudi, perché dalle ultime informazioni lascerà Pescara, ma molto probabilmente andrà a Cesena, dove è pronto per lui un triennale. Credo che questo rientri, non so se era il caso specifico a cui faceva riferimento Lucarelli, ma fra quei giocatori che sì, io ti cerco, ti pago, ma se poi non vuoi venire non è che faccio, cioè, l'importante è la voglia. E per quanto riguarda la corsia di sinistra, è vero che sono infortunati Mamarella e Celli, ma la cosa più importante è sapere quali sono i tempi di recupero, perché se i tempi di recupero sono 10 giorni non c'è bisogno di intervenire, e per 10 giorni si può utilizzare qualcuno anche fuori ruolo per un paio di partite al proprio posto, visto che c'è il problema della lista bloccata a 22. Se invece gli infortuni dovessero essere più lunghi, si potrebbe anche ipotizzare, perché questo non lo possiamo escludere, visto che l'entità dell'infortunio, almeno nei tempi di recupero, non è certa, di andare proprio a intervenire sul mercato con un terzino sinistro,
e magari mettere fuori lista chi dei due rientra più tardi, perché poi bisogna purtroppo fare anche questo tipo di conti. Certo. La mia sensazione è che gli infortuni possano essere recuperabili e che la Ternana potrebbe pensare di intervenire sul mercato, visto che comunque alla fine due terzini destri in qualche modo li devi prendere, avere la disponibilità di un giocatore che possa giocare sia a destra che a sinistra e che quindi possa fare l'alternativa sia per l'eventuale carenza del titolare a destra sia per l'eventuale carenza dei titolari a sinistra, visto che Celli può essere utilizzato anche come difensore centrale. Senti Luca, ma le candidature di Laverone, di Mora sono tramontate o sono ancora esistono tuttora? Si parla tra l'altro. Esistono tuttora, esiste la candidatura di Mora, esiste la candidatura di Laverone, esiste quella di Almici, esiste anche quella di Ciofani, che peraltro rispecchia le caratteristiche del giocatore polifunzionale, però sono tutte situazioni in cui la Ternana ancora non ha affondato, intanto perché c'è bisogno di far spazio nella rosa a livello numerico e quindi la Ternana deve anche pensare alle cessioni. Se vale per la Serie A, vale soprattutto per la Ternana in Serie C, prima vendere e poi comprare. In questo caso non per una questione economica, perché la Ternana di disponibilità economica ce l'ha, ma proprio per una questione di lista, perché rischi poi di mettere fuori lista dei giocatori che quindi pagheresti per non poter utilizzare. Quindi rimandiamo le polemiche sulla lista bloccata magari più là nel corso della trasmissione. Però sono tutti giocatori che la Ternana sta seguendo. Come dice Lucarelli, e credo come pensi Leone, va preso il giocatore non solo più funzionale al progetto, ma anche quello che ha voglia di aderire al progetto. Cioè, per venire a giocare alla Ternana in Serie C bisogna avere la voglia di venire, non devi andare ad accettare il contratto perché è un contratto ricco, ma perché la Ternana ha l'ambizione di vincere il campionato. Un po' alla Falletti, insomma, nel senso di essere convinto di quello che fai. Fabrizio Fabris, quanto è difficile affrontare un'inizio di stagione, diciamo, senza, e quanto è difficile giocare senza due difensori esterni di ruolo, senza due terzini di ruolo, quando giochi un 4-2-3-1? Sicuramente mancanza notevole, una mancanza determinante per le due fasi, fondamentale. È chiaro che questo è un mercato, come è stato detto già precedentemente, è un mercato molto molto particolare, un mercato che, nel quale i direttori sportivi, penso la quasi totalità, si per la prima volta, perché così come gli stessi procuratori e i presidenti e le proprietà di conseguenza si trovano a gestire una situazione un attimino anomala, nuova completamente nello scenario. Si ragiona anche in un'eventualità ipotetica, è brutto dirlo, di sospensione, e quindi tutto ciò che poi è legato a una gestione economica, a un bilancio, a una valutazione dei vari contratti pluriennali piuttosto che annuali, pregiudica poi anche determinate scelte. Detto questo, sicuramente oggi è difficile muoversi in questo mercato, e spesso, come anche quando cerchi un giocatore funzionale a quello che hai in mente come progetto tecnico, per partire con la rosa già completa rischi a volte di dover prendere anche un giocatore che proprio non è quello che cercavi e che però fai di necessità virtù. Però io penso che, come ha detto Luca, come hanno detto i Luca precedentemente, c'è grande sintonia da parte della proprietà, almeno quello sembra venire fuori da quello che si legge, tra la proprietà e la direzione tecnica della squadra, quindi io sono convinto che stanno viaggiando con le idee ben chiare. La Ternana rimane una piazza ambita, oggi i giocatori, visto quello che è successo l'anno scorso, ambiscono a prendere un contratto sostanzioso perché c'è la paura di rimanere fuori, e quindi quando si presenta una squadra forte come la Ternana economicamente è chiaro che la richiesta è importante, però la politica della Ternana è quella giusta, di non farsi prendere per il collo. Il rischio, ripeto, è quello là, poi per rimanere coerenti
e alle proprie scelte, o le strade sono due: o si aspetta e si ha il coraggio di aspettare e non partire con l'organico al completo, oppure si fa una scelta, diciamo, non proprio funzionale, che però va a riempire una rosa che è carente. Ma certo. Se vogliamo lo sciopero, la minaccia di sciopero, no? Da parte di, dell'avvocato Calcagno potrebbe favorire in questo momento, lo scrivo stamattina, la Ternana, no Luca? Nel senso, avrebbe una settimana in più per poter, e si arriverebbe addirittura a parte la vigilia della mercato, quindi una possibilità di non essere più presi tanto con il collo, perché in quel momento i giocatori non avrebbero più grandi scelte da fare. Ma un eventuale, consentitemi di dirlo, auspicabile sciopero avrebbe molteplici effetti positivi. Intanto, forse non sbloccherebbe, anzi presumibilmente non sbloccherebbe la situazione, non sanerebbe le problematiche derivanti da questa aberrante normativa sulle liste bloccate, perché a mio avviso tale è, e comunque è iniqua, e comunque è stata adottata in una riunione del 24 luglio alla quale hanno paradossalmente partecipato club promossi o retrocessi in B e in D e non i club destinati a disputare la C edizione 2020-2021, e questo fatto si commenta da solo, lo ha esplicitato un solo personaggio del mondo del calcio una quindicina di giorni fa, credo un ex dirigente del Pavia. Comunque, al netto di questo, secondo me ci sarebbero, da un eventuale e ripeto auspicabile sciopero, almeno tre effetti, tre conseguenze positive. La prima, diciamo, un segnale lanciato all'attuale governance della Lega Pro, quindi a Ghirelli e ai suoi più stretti collaboratori, del tipo: noi non siamo inermi, non siamo neanche inerti, voi adottate questa normativa, per cambiare il format dei campionati c'è bisogno di una stagione cuscinetto, per cambiare le carte in tavola spiazzando le società invece si può fare tutto dalla sera alla mattina, insomma non va bene. Lo fate, probabilmente non tornate sui vostri passi, ma noi facciamo slittare l'inizio del campionato con evidenti ricadute a livello proprio di attenzione dei media, perché è vero che parliamo di C, ma insomma un campionato che slitta farebbe rumore. Ripeto, non credo che sortirebbe effetti concreti positivi, ma comunque farebbe rumore. Secondo, venendo poi nello specifico alla Ternana, ci sarebbe l'opportunità di recuperare o quantomeno di riavvicinarsi al recupero degli infortunati Mammarella e Celli, ma anche lo stesso Proietti, che è tornato in campo a Pineto contro il Pescara anche con una buona prestazione nella seconda parte della ripresa. Insomma, sarebbe prezioso per il recupero degli infortunati o per il parziale recupero degli infortunati e per l'integrazione dei nuovi arrivati, perché Falletti, che è sceso in campo sempre a Pineto contro il Pescara giocando 30 minuti abbondanti, ricordiamoci che non giocava dal 12 febbraio, una gara di Copa de Mexico, parliamo del 12 febbraio, è vero che è un brevilineo, è vero che ha un talento straordinario, però insomma non giocava una partita vera da 7 mesi o poco più. E quindi per il recupero degli infortunati, integrale o parziale, e per agevolare il ripristino di una condizione atletica accettabile, vedi Falletti, ma anche per Alta, altro nuovo acquisto, in questo momento non è al top e si allena a parte per un problemino muscolare, per la Ternana sarebbe prezioso. Ultimo ma non ultimo, io la metto sul piano etico e concludo, e uso l'aggettivo scientemente, non si sanerebbe ma quantomeno si ridurrebbe un'altra aberrazione, quella del pallone che rotola, quando nei saloni del calciomercato, che credo si chiuderà allo Sheraton di Milano, questo ce lo dirà Luca Marchetti, le trattative soprattutto in B e a maggior ragione in C sono in pieno fermento, e questa è una cosa inaccettabile che deve finire, perché altrimenti il calcio perde quel briciolo, è veramente un briciolo di credibilità che ancora vanta e che magari esiste a certi livelli, ma che in C, secondo me, è veramente ridotto ai minimi termini. Francamente questo circo Barnum del calcio
a livello personale mi ha proprio stancato. Io non tollero più queste aberrazioni, queste contraddizioni, queste violenze, questi stupri del senso logico. Bene, questo è il cavallo di battaglia di Luca Giovannetti da molti anni, no? Quello di finire il calciomercato quando il campionato è già iniziato, diciamo, è una stortura, possiamo tranquillamente chiamare. Se la Ternana vendesse, diciamo, che esordisce in campionato, ipotizziamo il 27 senza l'auspicato sciopero, no? Esordisce a Liberate contro la Viterbese. Se prima del 5 ottobre vendesse un giocatore alla Viterbese, che magari in quella partita è sceso in campo, o lo acquistasse dalla Viterbese, che cosa diremmo noi? E parlo di Ternana e Viterbese, ma potrei parlare di ogni realtà del calcio professionistico. Francamente, quello che dico io interessa soltanto me e pochi altri, e molti lo contesteranno, lo riterranno risibile, ma francamente il mio disgusto è giunto oltre i limiti della tolleranza. Veramente, la Ternana non c'entra nulla, un discorso in generale, anzi, la Ternana è tra le vittime di queste aberrazioni generalizzate. Un benvenuto ad Alessandro Lauretti, Ternana News. Ciao Alessandro. Ricordiamo che Ternana News insieme a Ternana Time stanno portando avanti appunto questo progetto in sinergia, e quindi tra poco, credo con l'inizio del campionato, alla vigilia dell'inizio del campionato, il buon Michele Vettorossi, lo faremo presentare a lui, il sito internet, direttamente da Michele Vettorossi, perché poi ci dovrà guidare lui tra i meandri appunto del sito. Alessandro, abbiamo parlato un po' di questo stato, diciamo, di difficoltà della Ternana nel reparto difensivo, con Lucarelli che invoca, voglio dire, si rende conto che c'è bisogno di un intervento e lo definisce un intervento massiccio. Qual è il tuo pensiero, Alessandro, da questo punto di vista? Beh, credo che faccia bene a chiedere un intervento anche massiccio, anche perché ad oggi non siamo in grado di dare un 11 titolare alla Ternana, perché la Ternana manca di elementi fondamentali, perché manca del terzino destro e del rimpiazzo, manca almeno di un centrale difensivo. Vogliamo dire che manca di un terzino sinistro, forse, non lo so, bisognerà capire le condizioni dei due in rosa, e come ho sentito prima nella parte finale dell'intervento di Luca, manca ancora dell'uomo chiave, vale a dire Palletti, perché non è ancora pronto. Quindi noi ad oggi non abbiamo avuto modo di vedere all'opera quella che potrebbe essere almeno la Ternana, l'undici ufficiale della Ternana di questa stagione. Quindi ci sta che possa chiedere interventi, ripeto, soprattutto in difesa, perché mancano gli interpreti, soprattutto il ruolo di terzino destro. Leggiamo qualche messaggio. Intanto salutiamo Sergio Costa, Vaccarini, Alberto, Gianfranco Venga, che saluta Fabrizio Fabris. Francesco Bernardini dice: manca un terzino destro, un terzino sinistro, un mediano e una punta. Io sul terzino sinistro non sono d'accordo, ragazzi. Cioè, il terzino sinistro sono due, stanno infortunati, bisogna sapere quando tornano. Se si hanno fatto incrociato, mancava un terzino sinistro. Uno ha un'infiammazione e l'altro si è stirato. Cioè, non è che sono morti. Bisogna sapere quando torna. Se tornano fra 3 mesi, bisogna comprarlo. Se tornano fra 3 settimane, no. Però, Luca, la punta neanche, sono d'accordo, sinceramente. Scusa. C'è una in più. Sì, la punta, vuol dire, mi sembra che nemmeno il tecnico l'abbia chiesta. No, ti dicevo, il problema è quello che preoccupa, vabbè, Mammarella è un problema muscolare, quindi risolvibile solo con il tempo e la terapia. Ci vorrà 2-3 settimane, non lo so, penso di sì. Luca Giovannetti è molto più ferrato di me su queste situazioni. Però Luca, l'infortunio di Celli è datato, viene dalla partita. Ma di da quello che so io, non so, voi siete lì a Terni, quindi siete più magari informati di me, non hanno ancora individuato la causa dell'infiammazione. Se non individui la causa, poi dopo non puoi andare a risolvere il problema alla radice, ma essendo un'infiammazione
E poi è possibile anche l'intervento chirurgico, che era stato preso in considerazione anche questo, ma è stato escluso, cioè da quello che so io finora nei report medici che sono stati fatti è stato escluso il rischio dell'operazione. Quindi dal momento in cui si applica una terapia conservativa è chiaro che bisogna conoscere i tempi. Ribadisco, se i tempi di recupero di Celli sono 3 mesi è chiaro che manca un terzino, se i tempi di recupero di Celli sono 3 settimane si farà di necessità virtù, e soprattutto perché c'è il discorso delle liste contingentate. Poi entro sul discorso etico di Luca del mercato, perché c'è conflitto di interessi per quanto mi riguarda. Però è una battaglia che va condotta a livello mondiale, Luca, perché il mercato è regolato dalla FIFA, quindi eventualmente dovremmo parlare con Infantino, non tra di noi. Lo so. Su questo versante qual è il parere di Fabrizio Fabris? Il parere mio è quello che avevo 20 anni fa, 25 anni fa, quando già facevo parte dell'associazione dei calciatori, che non si riesce a far capire che attorno a un tavolo ci deve stare anche chi la domenica va sul campo, anche e soprattutto chi la domenica va sul campo, perché se no non si può parlare di regole, non si può parlare di fuorigioco, non si può parlare di nuove norme sul calcio di rigore, non si possono parlare di nuove norme sul fallo di mano, sulla struttura dei campionati, sul mercato aperto. Io capisco che si gira ormai il calcio in industria, ma tutto questo uno lo chiede. Tommasi è un ex calciatore, c'è Calcagno che è un ex calciatore, quindi questo il problema è il peso che hanno, però non la qualità delle il problema persone. È sempre quello, il peso che hanno e il dilemma grosso dell'AIFA, anche da quando io ho fatto parte per 10 anni da consigliere, è che l'AIFA non riesce a coprire tutte le problematiche con la stessa incisività. E mai come in questi casi l'Unione, cioè quindi parlo dell'associazione degli allenatori, ma io penso che uno può tirarsi dietro anche le stesse proprietà delle squadre di calcio, perché anche i presidenti non sono contenti di come vengono decise certe cose, e a quelli accoderei anche i procuratori. Quindi se si definissero meglio delle date nelle quali circoscrivere determinati periodi del mercato, la fine dei campionati e quant'altro, ne beneficeremo tutti, dal pubblico sgombreremo il campo da ipotesi complottiste, affari sotto banca e quant'altro. Quindi ripeto, le regole vanno fatte con tutti gli interpreti in prima linea. Quindi se si continua a decidere da soli, pensando che chi va in mezzo al campo, chi sta seduto in panchina, in fondo basta che prendono lo stipendio, sono una banda di come vengono definiti spesso, bamboccioni, oppure gente che pensa solo al calcio e del resto non gliene frega niente, allora non ne usciamo da questa situazione. Quindi io auspico sempre un AIC un attimino più concreta, più arrembante e meno politica, perché il tempo l'ha un po' arrugginita. Fabrizio, ti aggiungo un elemento di riflessione, perché tu prima l'hai tratteggiato, no? Prima Luca diceva ben venga, perché così si pone l'attenzione. Qui sembra che l'unica componente, faccio riferimento alla lista 22, non al mercato, l'unica componente che ha uno svantaggio dalla lista 22 sia la componente calciatori, che effettivamente uno svantaggio ce l'ha, perché si riducono i posti fra virgolette dei professionisti. No. Noi parliamo invece di una difficoltà che hanno le società. A me su questa battaglia quello che manca come gamba di appoggio per l'AIC sono proprio le società di Lega Pro, che non hanno, a parte quelle che hanno votato sì, fatto valere il fronte del no. Nessuna delle società che in questo momento presumibilmente in difficoltà ha appoggiato questa battaglia dell'Associazione Italiana Calciatori, e quindi spesso e volentieri quello che dice Fabrizio è vero, spesso le battaglie che porta avanti l'AIC non hanno la stessa forza in qualsiasi, ma spesso i calciatori vengono lanciati come frontman di una battaglia politica perché si possono bruciare, e io che magari la penso come l'AIC mando avanti l'AIC e non mi espongo io. Su questo sinceramente ci sarebbe da riflettere, perché oggi la Ternana, che come magari Padova o come altre società importanti, il Bari, il Palermo eccetera eccetera, vuole avere una rosa da 30, ma perché me lo devi imporre tu, mio presidente, quanti numeri devo avere di giocatori? Però io, da a parte il Padova, a parte Tagliavento in qualche circostanza, non ho mai sentito un fronte del no rispetto a questa vicenda qua. C'è molto individualismo, e devo dire che al di là di tutte le storture che ci sono
Fabrizio prima faceva riferimento alla politicizzazione che purtroppo c'è nell'AIC, l'unica componente del calcio che porta avanti le proprie battaglie è solo l'AIC e spesso si ritrova da sola. Eh sì, i presidenti delle squadre che diceva interessate, come dovevano essere anche altre squadre, oltre la Ternana e al Padova, vedi il Bari ultimamente, insomma, solo recentemente ha esternato un po' il suo disappunto per questa decisione. Io tornerei un attimo sul, e poi magari passiamo ad altro, perché Luca Valpetti ci ha dato direi una notizia importante, no? Quella che Drudi probabilmente sceglierà Cesena e non Terni. E allora può bastare Kontek a sostituire? No. Può essere Kontek colui che lo sostituirà? No. Ne arriveranno almeno uno, se non altri due. Mi sembra che Lucarelli sia stato molto efficace nella comunicazione. Ha parlato di un forte cambiamento all'interno massiccio. Del reparto di difesa, massiccio intervento. Quindi, al di là del terzino destro che manca, evidentemente si fa riferimento a uno, se non a due centrali. Quindi, con la conseguente uscita di almeno uno o altri due giocatori attualmente in rosa alla Ternana. I nomi in questo momento, al di là di quello di Drudi che abbiamo fatto, non credo che siano noti, nel senso che io non li conosco, non so se voi magari avete informazioni in più. Io credo che invece, rispetto a quanto ci eravamo detti la settimana scorsa, abbia qualche chance in più di Akite. E in uscita, secondo voi, a questo punto, dei centrali? Bergamelli, Russo e Sini. Tre. Bergamelli che mi sembra insomma abbia, se c'è stato un interessamento del Potenza, ma non mi sembra che sia stato di gradimento del giocatore, almeno così diciamo si dice. Chi vi parla di Kontek? Facciamo vedere anche la foto, grazie appunto a Michele Pettorossi, questa foto che abbiamo trovato naturalmente sui siti. Diciamo che la sera di qualche giorno fa, non che era, martedì sera, Ternana Time con Ternana News appunto hanno praticamente dato la notizia dell'arrivo di Ivan Kontek. Alessandro o Luca Giovannetti, chi ne parla dei due? No, lascio la palla a Luca. Luca è l'esperto. Luca avrà visto 15 partite di nuovo. Tempo. Qualcuno ha scritto sotto la notizia che avevamo dato. Qualcuno ha scritto, ne sa chi ha scritto l'articolo, ne sa più del procuratore. Quindi lascio la linea tranquillamente a Luca Giovannetti. Luca. Beh, intanto devo dire che l'articolo di fatto l'ha scritto Francesco Claudili, io l'ho supportato. Per il resto vi dico che ho acquistato molte azioni di Wild Scout, sono uno dei principali azionisti, ho visto 25 partite di Conte. Io pensavo 15, sei andato oltre le mie aspettative. Sì, no, ho voluto esagerare, è meglio sabbundare quando deficere. Scusa Luca, ti faccio un'altra domanda. Ma Luca. Potrebbe essere anche il giocatore che diceva, che diciamo sottolineava Lucarelli, un difensore centrale che però può essere schierato anche a centrocampo? Tu che ami i piedi buoni da questo punto di vista, che dici? Ma allora, adesso torno serio, eh. Io per le informazioni che possiedo, lui è destrorso, ma sa calciare più che dignitosamente. Il riferimento al fatto che ha giocato nella Slovena, che credo sia equiparabile ad una medio-bassa B italiana, però in questa Serie A slovena è arrivato due volte quinto e semifinalista di Coppa Slovena, in una squadra che si chiama Lomini di Kidricevo, e ha giocato praticamente sempre, 60 partite nell'ultimo biennio. Pur essendo, dicevo, di piede destro, calcia bene, direi bene, con il sinistro, è molto bravo nel giro palla, molto, molto pulito, e io l'ho visto sempre, e poi con l'amico Francesco che è riuscito non so come a tradurre dallo sloveno, credo con un convertitore, con Google Translate, spero per lui, sì, no, ma anche con un'altra cosa che non ricordo, anche oltre a quella, insomma, ha giocato spesso in una difesa a 4 come centrale di sinistra, pur essendo, ripeto, destrorso,
ma ribadisco che usa il sinistro molto bene, con grande disinvoltura. Il fatto che abbia giocato anche Milano davanti alla difesa a me non risulta, ma chiaramente non dico che non sia così, non risulta a me, ma probabilmente, se lo ha detto Lucarelli, è così. Per quello che so, è un ottimo profilo, molto amato dai tifosi della squadra Allumini, di cui era addirittura stato malgrado la giovane età, perché ricordiamo che questo ragazzo compirà 24 anni a fine gennaio, quindi è giovane, molto amato dai tifosi del suo club, ed è stato in, mi sembra, 6 o 7 circostanze in questo biennio capitano. E quindi mi sembra un ottimo acquisto in prospettiva, ma anche nell'immediato. Poi ripeto, non facciamo voli pindarici. La A slovena, anche se diciamo lui giocava in una squadra che, ripeto, è arrivato due volte nella semifinale di Coppa ed è arrivato due volte quinta in campionato, però insomma è equiparabile a una medio-bassa B italiana. Ovviamente dovrà abituarsi al calcio italiano, che è molto più difficile, molto più complesso, molto più tattico, però il giocatore, per struttura fisica e per proprietà di palleggio, mi sembra veramente un ottimo, ottimo colpo. Allora, aggiungo due cose all'analisi di Luca. La prima era che questo giocatore lo stava seguendo anche il Monza, che è in Serie B, ha l'ambizione di tornare in Serie A. Non lo hanno preso non perché pensano che non sia buono per la B, ma perché secondo loro in A avrebbe fatto fatica, quindi avrebbero voluto un giocatore che poteva giocare anche in Serie A. Questo dà forza a quello che diceva Luca Giovannetti: è un giocatore che in C può giocare probabilmente molto bene e può giocare anche molto bene anche in Serie B. La prima. La seconda è sul discorso del difensore che può giocare a centrocampo. Qui coinvolgo anche Fabrizio Fabris, che di centrocampisti, che Luca Occhio e Croce se ne intenda. Al di là del fatto che giocatori che sappiano interpretare più ruoli in questo momento con queste rose ce n'è bisogno, ma la Ternana oggi ha in rosa dei centrocampisti secondo me molto validi, probabilmente, anzi sicuramente continuerà a trattare il ritorno di Palumbo. Stiamo parlando di altri centrocampisti con caratteristiche diverse che possano arrivare. Adesso ci sono Paghera, Salzano, Proietti, diamo per scontato il ritorno di Palumbo e un altro centrocampista. Chi è che gli fa posto a un difensore centrale che può giocare anche a centrocampo fra questi che sono specialisti? Cioè deve succedere un'ecatombe. Io non mi concentrerei tanto su questo tipo di figura, ecco. Ben venga uno che possa giocare anche a centrocampo, perché se serve lo metti lì a far bene quello che vuoi, però non so se Fabrizio è d'accordo, ma fin tanto che c'è degli specialisti, peraltro di questo calibro, io farei giocare centrocampisti di più che difensori. Ah, quello sicuramente, perché lo specialista ha nel suo ventaglio opzioni dei movimenti, di esperienza, di minutaggio in una zona del campo che logicamente fa la differenza. Però io percepisco da parte di Lucarelli la ricerca di qualcosa là in mezzo che abbia caratteristiche diverse di quelli che lui ha a disposizione. Perché sappiamo benissimo che se giochi a due, tu devi avere due centrocampisti che coprano il campo in maniera sostanziosa e con una velocità adeguata. Se tu hai dei brevi linei, fai una grande fatica, ma questo succede in Serie A. Pigliamo ad esempio Napoli, che ha provato qualche spezzone di partita a giocare ad esempio con Demme e Zielinski in mezzo. Fai una fatica stratosferica, perché non riesci a coprire il campo in maniera adeguata nelle due fasi e rimanere lucido per l'arco della gara, insomma, dare quelle garanzie tattiche che ti possono permettere di giocare in quel modo. Quindi secondo me Lucarelli sta cercando un qualcosa che gli possa permettere di giocare a due con garanzie ampie là in mezzo. Quindi se questo qualcuno viene, diciamo, acquistato, bene, altrimenti le scelte saranno, va bene, riguarderanno Lucarelli e il centrale difensivo che dal centro della difesa va in mezzo a giocare, ripeto, giocatori duttili, io l'ho fatto in carriera, ho cambiato tre volte il ruolo, quindi per me sono giocatori che vorrei avere, forse. Può darsi.
vorrei avere sempre in rosa, però deve essere realmente duttile, perché un difensore innanzitutto, oggi abbiamo sentito prima, è bello iniziare il gioco da dietro con qualità, e quello siamo tutti d'accordo, però il difensore deve essere prima di tutto difensore. Se io c'ho un difensore che mi comincia bene l'azione da dietro e poi mi si perde nella fase difensiva, nei movimenti, nell'accorciare, nell'anticipare, in quello stinto difensivo che deve avere un difensore, sinceramente, che lui sappia giocare bene con i piedi, poi alla lunga me ne fa poco, insomma. E quindi il difensore deve essere difensore, poi che abbia queste grandi capacità, che una parte di gara potrebbe anche andare a giocare in mezzo, se ha queste qualità ben venga, assolutamente. Allora, leggiamo qualche messaggio, perché no, c'era qualcuno ha citofonato Lauretti sul discorso di Luca Marchetti della situazione dei centrocampisti. Io però ho un dubbio, perché è vero, lui ha detto la Ternana è coperta comunque, ipotizzando poi il ritorno di Palumbo e l'eventuale arrivo di un quinto giocatore, però io faccio un altro ragionamento e dico, ad esempio, il Rosa La Ternana ha dei centrocampisti che vengono da due stagioni positive. Faccio il caso di Paghera, non posso inserire Proietti perché è una sola e ha giocato poco via infortuni. Salzano comunque tra un infortunio e l'altro ha fatto bene, quindi io non escluderei nemmeno che questo tipo di giocatori che hanno comunque fatto bene possano avere mercato. Insomma, abbiamo visto per esempio con Parodi che è passata una stagione per cambiare aria, quindi ci potrebbe stare, Luca, l'arrivo di un'offerta, di una proposta, di qualcosa che possa indurre qualcuno. No, io di offerte nel mercato post-Covid non ne parlerei, di opportunità forse sì, poi dipenderà anche dalla Ternana che tipo di opportunità cogli. Noi, io prima ho detto magari arrivano due centrocampisti, uno più Palumbo, a quel punto bisogna anche fare spazio eventualmente a questi arrivi per andare incontro a quelle che sono le esigenze a cui faceva riferimento Fabrizio prima dell'allenatore, cioè giocatori che possano supportare la manovra dei tre trequartisti più l'attaccante, perché poi, come diceva Fabrizio, bisogna correre, bisogna cercare di dare equilibrio alla squadra. Quindi se dovessero arrivare questi due nuovi innesti, noi naturalmente ragioniamo per eccesso, ma poi dopo bisogna anche fare gli incastri e qualcuno deve andare via, non è che possono arrivare basta i giocatori, anche perché, ripeto, con la lista bloccata c'è poco da fare, eh? Ivano, dimmi. Vorrei rivolgere una doppia, rapidissima domanda a Luca Marchetti. Primo, tra i tre difensori, diciamo, sotto contratto, che c'erano anche l'anno scorso, Luca citava ovviamente Bergamelli, Sini e Russo. Io credo e spero, ma per un ventaglio di motivazioni che mi sembrano di tutta evidenza, che fra i tre quello con maggiore probabilità di restare debba essere Sini. Ti chiedo conferma o smentita. Secondo, mi sembri piuttosto ottimista su Palumbo. Su Palumbo l'ottimismo non lo perderò mai fino al 5 di ottobre, perché per me è un grande giocatore, finché c'è la possibilità per la Ternana di poterlo riprendere, lo tengo vivo. Peraltro lui recentemente è anche tornato a Terni a salutare i suoi compagni, perché la sua compagna di Terni, quindi diciamo che il legame con la Ternana lui non l'ha interrotto. Se c'è la possibilità, e io credo che la Ternana stia lavorando per farlo, la Ternana ne approfitterà fino alla fine. Per quanto riguarda i difensori, sì, sono d'accordo con te, credo che sia questo più o meno l'ordine gerarchico. Dopodiché, come diceva prima anche Alessandro Lauretti, se io devo, fra virgolette, devo far spazio a un nuovo arrivo, la cessione dipende anche dalle richieste, dalle offerte che tu hai, e quindi corri il rischio di perdere fra i tre che tu vuoi tagliare quello che è più bravo, perché è quello che ha più richieste. Allora, fra altre cose, sia a Luca Marchetti che a Alessandro Lauretti vorrei suggerire, vorrei una conferma da voi, insomma, con Conte che abbiamo trovato il beniamino di Luca Giovannetti per la stagione 2020-2021? No, c'è Peralta, no. Non scalzerai mai Peralta. No? No. Peralta è elegante, è tecnico, parlerà benissimo l'italiano nonostante è argentino e anche un bel ragazzo. Beh, argentino, ma elegante si tocca, Però Luca non è biondo. No, vabbè, no, però neanche Conte che è biondo. Neanche vabbè, ma di giocatori che secondo me sono dei lussi, autentici lussi in questa categoria ce ne sono vari,
due a caso, Sini e Paghera, cioè sono giocatori che io, ripeto, mi porterei... Allora Ivano, io lo dico qui oggi, oggi è il 18 settembre, Fabrizio Fabris farà da notaio. Luca, aspetta, Luca, aspetta, aspetta un secondo. Dove vai? Il video, ma anche il video ci manca. Io te lo dico, è possibile che quei due giocatori, cioè Sini e Paghera, che abbia nominato Luca, il 6 di ottobre possano non essere qui. Certo, questo lo metto in preventivo, ovviamente. Certo, non per Alta, che è stato appena acquistato. Esatto, speravo ne dicessi altri due tra i tuoi preferiti. Ecco, mi dispiacerebbe se poi il direttore dovesse, gioco forza, doverti cedere. Anche Salzano, ma Furlan... chiaramente non parlo di Falletti, ma ci mancherebbe. Scusami, ribadito... Luca, ma avevi lo stesso affetto, amore anche per Fabrizio, oppure era troppo poco tecnico per te? No, Fabrizio era un giocatore completo che abbinava tre doti fondamentali nel calciatore: intelligenza tattica, corsa e un bagaglio tecnico assolutamente importante per la categoria di pertinenza, e lo dico senza alcuna piaggeria perché lui lo sa benissimo, era... Grazie. Un'eccellenza in quella categoria, non lo dico. Grazie, io lo dico. Però non era biondo, Luca. Vabbè, pazienza. E poi ci aggiungo un'altra cosa, che è una persona intelligente e di buona cultura, che non fa mai male. A proposito, Fabrizio, un tuo ex compagno Lucchini è andato a fare il secondo al Del Neri. Sì, è stato laureato adesso a Coverciano. Sì, sono contento per Stefano. Al misteri ho fatto in bocca al lupo, era contento, era bello carico. Inizia ad avere una bella età, insomma, però l'ho sentito bello carico. Un attimo, Angelo Pereni, credo il massimo intenditore italiano del dopoguerra di tattica, anche qui non dico nulla di nuovo, docente di Coverciano, autore di autentici tomi enciclopedici sulla tattica calcistica, purtroppo scomparso una settimana fa, ed è credo un lutto grave per il calcio italiano. Pereni è stato veramente l'enciclopedia del calcio italiano del dopoguerra, dagli anni 60, la metà degli anni 60 in poi. Allora, leggiamo qualche messaggio perché sono parecchi coloro che hanno scritto, per cui non possiamo magari trascurarli come non vogliamo trascurarli. Un saluto a Sergio Costa. Stefano Terni dice: i mediani cattivi e Castolani. Si riferisce alla frase che ha detto l'altra sera, quando io gli ho chiesto che tipo di centrocampista sta cercando. Diceva: uno brutto e cattivo. È quello che serve alla Ternana a centrocampo, Fabrizio, brevemente? Brutto, cattivo. Brutto, io penso che gli allenatori puntano sull'efficacia, insomma, sull'attinenza alle loro idee più che la bruttezza, diciamo. Brutto nel senso, capisco, nel senso del gioco, ma ce ne sono, come nel basket, con quelle caratteristiche, tanti belli ma nello stesso tempo molto brutti, cioè molto efficaci per quanto riguarda quella specifica caratteristica. Quindi in Europa ce ne sono tanti forti e anche belli che hanno quelle caratteristiche, però mi rendo conto che in questo mercato non è facile. Senti, ma ce l'hai un nome, voglio dire, per la Ternana da C, con un mediano che, diciamo, farebbe comodo la Ternana con le sue caratteristiche a questa Ternana nel 4-2-3-1? Ce l'hai un nome? Sinceramente, ora mi prendi un po'. Io ce l'ho e potrei farti attenzione. Giovanetti, che piace la dritti, peraltro. Spara Alessandro. Addai, ma andate in Romania. Volevo vedere la reazione di Luca. Non ha reagito. Luca è rimasto in piedi. È andato in Romania. Addai, quindi ci sono altri spettri che aleggiano, però non li voglio citare. Ho capito. Allora, poi c'è Francesco Berardini, dice: manca uno come Fabris al centrocampo. Insomma, l'ennesimo attestato di stima appunto a Fabrizio. Fabrizio Arcangeli: sarà il mediano andato a Viterbo? Salandria, che era con lui a Catania, si è andato a Viterbo, quindi non potrà essere lui. Poi c'è un messaggio di Paolo Rossi che ci dice:
è una notizia di questa mattina, intorno a mezzogiorno, il ministro Spadafora ha autorizzato 1.000 spettatori ad evento all'aperto, iniziando dal torneo nazionale di tennis di Roma. Sarebbe ora interessante capire come la Ternana vorrà gestire. Innanzitutto bisogna vedere, perché io leggevo un articolo della Gazzetta, diciamo che non è detto che ci siano l'apertura degli stadi da questo punto di vista, anche perché diciamo che 1.000 persone, forse non, le società sono divise a metà, le società non riuscirebbero nemmeno a coprire i costi di quella che è l'organizzazione di una partita. Non so se Luca Marchetti ha qualche elemento in più da questo punto di vista. No, no, perché è uscita stamattina questa disposizione e io credo che sarà investita prima di tutto la federazione per cercare di capire quali possano essere i passi poi da affrontare e poi di conseguenza ogni lega, perché magari ogni lega ha delle esigenze anche economiche diverse. Un conto è una società di serie A, un conto è una società di serie C. Certo. Quindi sicuramente sarà argomento di dibattito. In Germania, per dirtene una, hanno concesso la presenza allo stadio per il 20% della capienza, ma per esempio, non ricordo per quale partita, hanno vietato l'ingresso allo stadio perché c'era stato un focolaio, un rischio di focolaio nel territorio, e quindi sono già tornati indietro almeno per la questione territoriale in quella gara lì. Però la Germania organizzava diversamente, queste vicende vengono trattate direttamente dai Land, quindi non dal governo centrale che dà soltanto delle indicazioni di massima. Quindi sono situazioni che devono essere gestite invece in Italia dai vertici, e poi a cascata verranno ridivise per le singole responsabilità. Però il tema del costo di poter garantire un accesso sicuro allo stadio per 1.000 persone potrebbe essere determinante in negativo o in positivo per la Serie C soprattutto. Allora, Fabrizio Arcangeli dice: il giocatore di cui si parla che non ha accettato Terim è andato altrove percependo di meno? È così, sembrerebbe, però non possiamo dirlo perché non, perlomeno io non ho il polso della situazione. Davide Dall'Arrigo che ci guarda da Rimini, lo salutiamo, saluta sempre presente naturalmente, un saluto anche a Stefano Calzola. Francesco Dominici dice: non si tratta di ritocchi, ma di prendere due terzini, due centrocampisti e forse un centrale di difesa. Questo è quello che dice Francesco Dominici. Roberto Pego dice: Drudi non è Franco Baresi, uno come lui lo trovi senza problemi. Speriamo che si riesca a trovarlo. Michele Soravo dice: un eventuale intervento sulla corsia di sinistra pregiudicherebbe un altro arrivo negli altri reparti? No. Credo no, perché Lucarelli ha parlato tra altre cose che... C'entra poco, però insomma, Conto Romino ha trovato l'alternativa, mi sembra di capire, a Falletti, e quindi l'intervento che voleva fare lì lo si farà in un'altra parte del campo. Poi, alunni, Ennio Alunni dice: grande Fabrizio, un caloroso e sincero abbraccio. Dunque, Giuliano Variale, facile fare i conti con i soldi degli altri, è una... Anche questa è una riflessione giusta, ma naturalmente si riferisce a chi praticamente vorrebbe anche la luna, dai messaggi appunto che sto scorrendo. Marco Crisostomo, che salutiamo, ringraziamo la partecipazione, ci chiede, cioè fa questa sottolineatura: Drudi con l'arrivo di Conte che non serve più, piuttosto un difensore veloce, un pisacane, tra parentesi, a questo punto è imprescindibile. A sinistra Celli infortunato, ma Marella in questo modulo, secondo me, è tagliato fuori. Questo è quello che dice Marco Risorsi, me l'abbiamo sottolineato. È chiaro che il difensore, giocando una difesa alta, deve essere un difensore veloce. Era Celli, però Celli è attualmente infortunato, quindi vedremo quello che capiterà. Marco Gallinaro: ma è possibile che Leone non riesca a rescindere un contratto, poi lascia andare Parodi? Però la questione di Parodi mi sembra che l'abbia tranquillamente spiegata anche Lucarelli in conferenza stampa. È un giocatore che si presenta, che praticamente la società acquirente gli offre un prolungamento del contratto con soldi diciamo maggiorati rispetto a quello che percepisci contrattualmente dalla Ternana. Che fai? Ti hai un giocatore scontento magari in casa? Credo Comunque, Ivano, è giusto come considerazione, è giusta qualora fosse finito il mercato. Cioè, se la Ternana avesse fatto partire Parodi e non avesse in rosa un suo sostituto, sarebbe la peggiore delle operazioni possibili. Ma il mercato non è finito. Adesso possiamo discutere, anche scherzare, sul discorso che faceva prima Luca, che il mercato finisce quando il campionato è già iniziato. E quindi è il rischio di giocare una partita senza il sostituto di Parodi o addirittura due.
però poi quando il mercato finisce sarà un problema se la Ternana non avrà il terzino destro, ma io mi auguro fortemente che ce ne abbia addirittura due di terzini destri, quindi a quel punto Parodi è andato via e tu hai preso un altro al suo posto, magari anche più forte di Parodi. I conti vanno fatti alla fine, le analisi su quello che serve o che non serve vanno fatte in itinere, ma poi la bilancia la devi mettere in piedi alla fine, non durante. Anche alla Juventus fino a ieri sera mancava un attaccante, stamattina l'ha preso. Fino a ieri sera erano scarsi, adesso erano bravi. Diciamo che l'ha sottolineato quali sono le problematiche incontrate. No, per carità, no, dicevo in generale, no, come impostazione di ragionamento. Quindi Stefano Terni dice, ricapitoliamo, Lucarelli dice che la difesa cambierà, in mezzo al campo servono fisicità, grinta e struttura, mi sembra che siamo lontani anni luce da una lotta completa, e il tempo passa, ma sempre Stefano Terni dice, Mammarella questa mattina corricchiava. Sì, diciamo che anche ieri ha iniziato a correre Mammarella, è chiaro, dopo un infortunio devi essere molto prudente. Michele Soravo dice, a centrocampo abbiamo bisogno di quantità, fisicità ed esperienza. E mi sembra che sia quella, diciamo, quelle qualità che ha individuato Lucarelli quando ha parlato del mediano brutto e cattivo. Chiaro, l'interpretazione da dare è sicuramente quella anche che ci sottolinea Soravo. Federico Filliti, a difesa qualcosa faranno e credo che prenderanno due bei terzini, speriamo anche veloci. Il problema più grave, a mio parere, è a centrocampo, dove la squadra manca assolutamente di fisicità, non abbiamo giocatori capaci di interrompere le azioni altrui e ripartire. Se non sbaglio, Pescara i primi 25 minuti ci ha messo dentro l'area di rigore, non ci faceva uscire più. Onestamente, questo settore nevralgico, mi aspettavo maggiore attenzione da parte del DS. Poi siamo altri due, poi magari cambiamo argomento e andiamo sul calendario. Dunque, io poi vi saluto dopo questi due, che certo, mi licenziano. Sì, ti lasciamo andare, magari. Però fai un'ultima considerazione allora, visto che hai impegni, un'ultima considerazione su quelli che ti aspetti novità a breve dalla Ternana? Entro il fine settimana sinceramente no, per quanto riguarda il mercato. La Ternana io credo che si stia approntando per gli ultimi giorni per cercare in questa fase, se possibile, di fare delle operazioni con degli scambi. Quindi approfittando del fatto che ci sono giocatori in uscita, se ne devo prendere uno, spesso si fa, fare uno scambio con la società che ha un giocatore che ti interessa e tu magari in rosa puoi avere uno che interessa a loro. Quindi questo tipo di soluzioni in questo momento vengono privilegiate. Come quella di Laverone. Ma come tutte quelle che finora sono state impostate dalla Ternana. Poi il fatto che si possa comunque andare a prendere il giocatore oggi, nel mercato di oggi, se tu vuoi andare a prendere un giocatore, lo puoi andare a prendere quando vuoi, se non c'hai uno scambio da fare, perché i cartellini obiettivamente non hanno un grande peso, spesso sono anche a zero. Oggi l'importante è poter avere un posto in più, visto che ci sono le liste bloccate, per poter fare mercato. Quindi tutti quanti sperano di poter vendere senza prendere niente dentro. Quindi in questa fase qui è così. La Ternana io credo che abbia le idee chiare, sia nelle strategie che nei nomi, quindi difensore centrale, terzino destro, centrocampista o centrocampisti o terzini, con la consapevolezza delle rose bloccate e poi andare agli ultimi giorni di mercato con queste idee chiare e eventualmente fare quello che qualche tifoso prima scriveva, ovvero andare a rescindere il contratto. Oggi non ha nessun senso rescindere il contratto per i giocatori. Può avere senso nell'ultima settimana, negli ultimi tre giorni, perché se io rescindo il contratto e naturalmente prendo una buona uscita, ho la possibilità di trovare una squadra anche dopo la fine del mercato. Altrimenti rimani fuori lista e sicuramente non giochi fino a gennaio. Quindi ci sono delle tempistiche anche per queste cose. Oggi a Nazione parlava, mi dice Stefano Micheli, di Nicola Rigoni del Monza, ex Chievo Cittadella. È un nome. È un nome, è un grandissimo giocatore secondo me, come Calvano. Sarebbe sicuramente un giocatore importante anche come trascorso. Sì. Forse è uno di quei centrocampisti appunto che servirebbero alla Ternana. Ma ecco perché quando dico che poi dopo magari Leone non riuscirà né a prendere né Rigoni né Calvano né chi per loro né Palumbo, quindi lo giudicheremo per quello che sarà riuscito a fare.
ma valutare oggi una Ternana che ancora non ha completato la propria rosa, dicendo manca un centrocampista, ma mancano anche 15-20 giorni di mercato, se arriva Rigoni il centrocampista non manca. Beh, Luca, Vano, scusami, una domanda la volevo a Luca. Posto che chiaramente la locuzione brutti e cattivi è una metafora iperbolica, no? O un'iperbole metaforica, per meglio dire. Quindi per centrocampista aggressivo, grintoso, incontrista, eccetera. Detto questo, a parte Palumbo che è altro tipo di giocatore, ma anche Calvano e Rigoni sono giocatori dinamici, sono aggressivi, ma sono giocatori... Non sono né brutti né cattivi. Esatto, sono giocatori che la palla la sanno dare, sia sul corto, voglio dire, cioè sono profili buoni per la B, figurarsi per la C. Cioè non sono lo stereotipo del giocatore che recupera palla e la ridà immediatamente all'avversario. Certo. No. È quello che diceva Fabrizio prima, cioè non è che per il cioè lo stereotipo del giocatore brutto e cattivo non è detto che per forza non sappia poi giocare a calcio. Deve essere ignorante, è un'attitudine mentale, no? La capacità di essere aggressivi con intensità, è questo quello che va cercando la Ternana e soprattutto Lucarelli, magari con un po' di fisicità che obiettivamente, a parte in Salzano, probabilmente oggi manca nel reparto centrale dei centrocampisti della Ternana. E immagino che siano questi i profili che sta cercando in questo momento la Ternana, ma l'intensità, la fisicità, la voglia di andare a recuperare il pallone ce l'ha Paghera, ce l'ha Proietti, lo stesso Palumbo ce l'ha. Non è che il recupero palla ce l'hai soltanto se c'hai Ezio Brevi, per carità, Ezio Brevi è andato a giocare in Serie A, il paragone è chiaro che può essere lui, poi in mezzo ci stanno anche tante derivazioni, anche Fabrizio recupera i palloni, poi dopo il pallone non rigiocava. Non è Fabrizio, è un po' brutto, ma non brutto e cattivo. Luca, ma si parla molto... Vorrebbero un paio di Pobega, dai. Senti Luca, l'ultima cosa, poi ci ringrazi anche il ristorante che ti ha ospitato. La caponata, così quando venite a Milano venite qua a mangiare. La caponata, si mangia molto bene. Mitica caponata. Mitica, dice Fabrizio Fabris, si sei andato diverse volte, evidentemente. No, perché è aperto da poco, lo avrà mangiata la caponata. Io vi dico la caponata mangiata, oggi sono Senti, ma parecchi scrivono, ma Montalto arriva? No, da quello che so io no. Bene, ci salutiamo. Per un semplice motivo, ci sono Vantaggiato e Ferrante. Arriva e poi qualcuno deve andare in panchina, due vanno in panchina. Con la lista 22 hai già due attaccanti o... E a me non risulta, sta andando via uno fra Ferrante e Vantaggiato, oppure oggi ti vai a infognare in un discorso di anche cambio modulo, perché cioè, una punta sola gioca. Va bene Luca, ti ringraziamo davvero per questa tua disponibilità, grazie mille. Ciao a tutti, un abbraccio a tutti. Ciao Luca, buon lavoro. Ciao. Quando sei in diretta facciamo anche un po' di pubblicità al tuo programma, quando sei in diretta? Sì, con te oppure a Sky? No, a Sky, dai. Alle 19 e alle 20 e 30. Dalle 19 alle 20 e 30? No, alle 19 e alle 20 e 30, dalle 19 alle 20 e 30 devo andare a fare la preparazione atletica. Va bene, ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Allora, stacchiamo il collegamento con Luca Marchetti, sempre preciso, puntuale, voglio dire anche da Milano, sempre vicino a quelle che sono le cose di casa Rosso Verde. Abbiamo parlato un poco di Falletti, ragazzi, ne vogliamo parlare un attimo anche di Falletti. Luca ha così, diciamo, tracciato un po' quella che è la sua condizione attuale, no? Dal 12 febbraio, mi sembrava che dicesse Luca... Un gioco Coppa del Messico. E quindi ci vorrà sicuramente un po' di tempo. Ma Alessandro Lauretti, chiedo quanto sarà importante per te l'inserimento di Falletti in questa squadra, soprattutto sul piano offensivo. Beh, credo sarà determinante, perché chiaramente il giocatore con maggiore qualità della rosa... La fotografia di Stefano Principi, scusami Alessandro, altrimenti me ne dimentico, vai. Quindi sarà veramente determinante. Sono curioso di vederlo all'interno dell'idea di gioco che ha in mente Lucarelli, se avrà tanta libertà, se ne avrà un po' di meno, e come si integrerà poi con gli altri tre del reparto offensivo, perché poi ci consideriamo i due esterni e la punta, e soprattutto come se la caverà
nella Serie C, cioè un campionato che lui non conosce. Eh sì, perché è stato a Terni in Serie B, praticamente. Fabrizio, quanto può essere utile Falletti per i tre trequartisti, chiamiamolo così, l'attaccante per i due trequartisti che giocheranno alle spalle e la punta? Che tipo di giocatore è Falletti, perché sta Ternana? Ma io la prima leva sulla quale spingerei è sul discorso motivazionale. Se Falletti ha fatto una scelta del genere, di ritornare in una piazza dove già aveva giocato in serie inferiore, però significa che c'ha delle grandi motivazioni dentro. E io penso che un giocatore motivato con quelle caratteristiche in Serie C, se supportato, può fare grandi cose. Detto questo, i meccanismi poi offensivi che Lucarelli adotterà per far sì che le caratteristiche di Falletti si esaltino, questo poi lo lasciamo al mister, al suo progetto tecnico. Sicuramente un giocatore del genere in questa categoria, ogni partita potrebbe sicuramente essere determinante, assolutamente. In qualsiasi, anche con due punte davanti e lui dietro, se per una parte di gara si posiziona sull'esterno, io penso che avrà grande libertà e di conseguenza poi i meccanismi lì davanti si adatteranno tranquillamente. Io penso che staranno lavorando per non dare dei punti di riferimento definiti, insomma. Quindi io penso che questo Falletti farà molto bene. E Luca? Luca Giovannetti? A oggi è l'acquisto più importante in assoluto nel nostro girone. Questa stessa notazione che io esplicito in questo momento, ma che mi sembra di assoluta evidenza, la leggevo due giorni fa in un pezzo di un collega di tuttobari.com. Quindi, voglio dire, parliamo della più agguerrita e prestigiosa concorrenza, almeno sulla carta. È un giocatore che non dobbiamo scoprire, è un talento puro. Dopo la partenza da Terni ha avuto dei problemi a Bologna, 13 presenze, una sola da titolare, un gol contro il Genoa, se non sbaglio, ma insomma ha trovato poco spazio e ha faticato molto. È andato bene a Palermo, in quel Palermo in cui c'erano anche Brignoli e Rispoli, giocando molto, segnando anche 4 gol. L'anno scorso ha faticato in questa realtà del club T1, club messicano, insomma anche piuttosto prestigioso nel proprio paese. Lui ha giocato 8 partite in campionato e 4 nella Coppa del Messico, in tutto 12 presenze, 10 da titolare, quindi 6 come titolare, 2 spezzoni in campionato e 4 tutte dal primo minuto in Coppa. Nessun gol, un assist in Coppa, ma un utilizzo diciamo sporadico, e non ha trovato la giusta continuità e di conseguenza non ha trovato neanche i livelli di rendimento che tutti noi gli riconosciamo. Concludo, è un giocatore di altra categoria, è uno che farebbe molto bene in B, è giovane perché compirà 28 anni il prossimo 2 dicembre, quindi è nel pieno della carriera, è motivatissimo e ha fatto bene poc'anzi Fabrizio Fabris a sottolineare l'aspetto motivazionale. Potrebbe essere veramente la punta di diamante, il surplus qualitativo della Ternana. Ci aspettiamo tutti grandissime cose da lui, e poi uno che dice torno a casa, beh, insomma, sarà anche, come dire, intanto è un ragazzo genuino, trasparente, semplice nell'accezione migliore del termine, quindi non utilizza frasi come strumento di captatio benevolenze, ma se dice una cosa la pensa. Uno che dice per me è come tornare a casa, beh, evidentemente torna con le motivazioni giuste, quelle di chi vuole fare bene, come ha fatto in precedenza, in una piazza che lo considera veramente per quello che è, cioè un giocatore straordinario. Una domanda per Fabrizio, a parte di Alessandro Quintili, credo che Fabrizio sia un po' il più indicato, visto che ha militato in questo girone. Sandro Quintini ci chiede, con i due di centrocampo, questo modulo è indicato per questo girone? Speriamo di non partire con un equivoco tattico che sarebbe deleterio per l'andamento del campionato. Quale risposta puoi dare, Fabrizio? Tu che, insomma, di questo campionato sicuramente...
Ma i due in mezzo al campo prescindono dal girone, cioè nel senso la cosa fondamentale è l'equilibrio della squadra. Quindi questo lo sa, lo percepisce, lo costruisce solo l'allenatore insieme al mercato del direttore sportivo. Quindi poi è chiaro, certe avvisaglie non si hanno subito in precampionato. Capita spesso che qualcosa la devi calibrare durante il corso del campionato, perché semmai alcuni reparti ti sembravano funzionali in precampionato e poi ti accorgi durante il corso delle giornate che poi questo grande equilibrio quel settore forse non ce l'ha e quindi si vanno a portare le correzioni. La cosa che vorrei un attimino smontare, che sento un po' in giro anche in città, questo discorso del girone C, speriamo di no. Allora, io da che ricordo io, la Ternana ha vinto due campionati di Serie C giocando sempre al sud. Mi pare quello di Toscano era il girone A, se non sbaglio. Quindi voglio dire, alla fine dei conti, no? Quelle grandi piazze nelle quali andavi a giocare ed era sempre in dubbio il risultato, al di là della posizione in classifica, piazze calde mi riferisco, quell'impatto non c'è più ormai da tempo. Io ho giocato quasi sempre al sud nella mia carriera e anche in alcune di queste piazze, quindi fattore campo è scemato negli anni. E poi ho sempre sostenuto io che se la squadra è forte, se fai una squadra forte mentalmente, sotto l'aspetto tecnico-tattico, puoi fare qualsiasi tipo di girone, vinci tranquillamente. Anche noi Questa è una squadra forte, non con quelle pecche che attualmente ha, sanando quelle situazioni che ha attualmente, un po' penalizzanti, allora, Fabrizio. io sinceramente, noi tutti non sappiamo realmente che cosa Lucarelli stia costruendo, quantomeno come alternative, penso io, no? Come idea iniziale, semmai intuibile, però come alternative che possono continuare a far punti a questa squadra, non sappiamo precisamente le idee di Lucarelli quali sono. Detto questo, è una squadra che deve essere completata, altrimenti si incappa nel rischio dell'anno scorso, insomma, di ripetersi giornata dopo giornata e latitare sotto quell'aspetto che poi è mancato fino alla fine. Quindi io dico che è una squadra che va completata, non è semplice, però rimangono tante giornate di mercato e quindi rimaniamo fiduciosi, assolutamente. Ok, allora io direi di aprire l'ultima pagina del nostro programma, quello relativo al calendario. Per introdurla ci ascoltiamo un po' quello che pensa Lucarelli sulla prima giornata, quella con la partita con la Viterbese, e quindi sentiamo lui, poi Alessandro magari ci illustra quelle che sono, qual è la parte più difficile del campionato secondo appunto Alessandro. Io vorrei l'ultima partita, quella con la Juventus-Stabia in casa il 24 di maggio. Volevo dire, perché poi nei messaggi sono anche critiche, no, al direttore sportivo, però non dimenticherei che l'operazione Falletti è un'operazione, è vero che ha investito Bandecchi diversi soldi, però è anche vero che insomma, convincere, anche se era motivatissimo, convincere con gli argomenti giusti Falletti non sia stata un'operazione di poco conto. Allora, a Michele Bettolossi chiedo la cortesia di mettere in onda quella che è l'intervista, lo straccio dell'intervista di Lucarelli. Ci sarà da soffrire la prima giornata di campionato, intanto perché si trova un avversario, per venire anche al discorso dell'esordio, intanto si trova un avversario, un derby, che con la Ternana farà la partita della domenica e più, se non dell'anno, e più andiamo a trovare una squadra che, dai movimenti che ha fatto, loro e Catanzaro possono essere le sorprese del campionato perché stanno costruendo delle squadre molto intelligenti, senza grandissimo esubero di ruoli, con giocatori già, diciamo, ben identificati nei titolari e quelli che potrebbero essere le alternative, e quindi sicuramente sarà un osso duro, senz'altro, ripeto, considerando che è un derby, considerato che tutte le squadre contro la Ternana faranno, contro il Bari e la Ternana faranno la partita dell'anno, questo dobbiamo saperlo, e noi probabilmente in questo inizio di campionato, anche con tanti giocatori che anche Falletti abbiamo visto che non è ancora, è ovvio che sia così, non è, diciamo,
diciamo, nella condizione migliore, avrà bisogno di tempo. Quindi noi sicuramente soffriremo all'inizio, perché abbiamo tutta una serie di giocatori che vengano o da un'inattività o da un recupero o da un infortunio, e quindi hanno fatto pochi allenamenti con noi. C'è da soffrire il primo anno, le prime partite, però è lì che si forma anche il carattere della squadra. Bene, queste erano le parole di Lucarelli sulla prima partita. Abbiamo anche il calendario, poi faremo vedere. Allora, Alessandro. Alessandro Laureti, come vedi questo inizio di stagione? Mi sembra abbastanza, no, complicato. Beh, io, fossi loro, non vorrei fare il calciatore di Serie C, perché 38 partite in meno di 7 mesi è un incubo. Per un giocatore che, con tutta la bontà, per i calciatori di Serie C non sono abituati a giocare più di 3 turni, 4 turni intrasettimanali. No, questo è un calendario da Serie A per i ritmi, per una A che fa anche le coppe. Quindi, insomma, è complicato tutto. Al di là degli avversari, è difficile il recupero, è difficile la gestione delle energie fisiche, mentali, e soprattutto se ricolleghiamo questo alla vicenda delle rose contingentate e al rischio Covid, perché poi, insomma, ci ritroviamo sempre alla fine a parlare di questo, ovvero qualora dovesse risultare positivo un giocatore della Ternana, cosa ci succede alla luce anche delle liste bloccate. Insomma, è un classico tour de force, solo che noi siamo abituati a dire parlare di tour de force quando magari la squadra è alla vigilia della settimana che prevede la partita la domenica, la partita il mercoledì e la terza partita l'altra domenica. Qui sono tante. Senza considerare poi che la stagione è finita da poco, insomma, no? Anche quello c'è da considerare. Cioè, è vero che Lucarelli dice tutto. Lui parla dei problemi legati alla condizione fisica, all'ambientamento e quant'altro per la prima partita. Ma tra la prima partita e la seconda passano pochi giorni, insomma. Se vogliamo, ti alleni male. Come dicevi, Fabrizio? No, ti alleni male. A noi è capitato quell'anno lì quando rimandavamo la nostra partecipazione, perché non si sapeva che campionato dovevamo fare. La settimana tipo diventa un inferno, perché il lunedì devi fare allenamento di scarico a quelli che hanno giocato, intanto quelli che non hanno giocato devono allenarsi per bene. Martedì hai tutti a disposizione, ma di fatto sono passate solo 24 ore per quelli che hanno giocato, quindi devi provare qualcosa, non devi forzare, e mercoledì sei di nuovo in campo, e non è semplice, con una rosa così corta è impossibile. No, poi mettiamoci anche le due partite di Coppa Italia, due, non è detto che passiamo il turno con l'Albino Leff, è tutt'altro che scontato. Laddove dovessimo superare il turno, una settimana dopo giocheremo a Chiavari contro la Virtus Entella, quindi la Ternana, adesso parliamo di Ternana, rischia nel giro di 15 giorni di giocare 4 volte, 2 in campionato e 2 in Coppa Italia. E quando ti alleni, come dice giustamente Fabrizio, ed eventuali problemi muscolari come li smaltisci e come recuperi, e fra ripresa, problematiche di infermeria gravi, medio gravi, magari banali, preparazione della partita a livello tattico, quella successiva, smaltimento delle scorie psicofisiche della partita precedente, come la mettiamo? In tutto questo contesto, ha ragione chi mi ha preceduto, ha detto cose sagge Fabrizio Fabris, condivido anche quello che ha detto Alessandro Laureti. In un campionato compresso con 38 partite concentrate in 7 mesi, proprio di fronte a questa realtà, mettiamo le liste contingentate a 22. Cito un amico di tutti noi, un caro collega del Corriere dell'Umbria, Giorgio Palenga, che per anni ha seguito con noi la Ternana. Consentitemi una locuzione molto efficace, dialettale, a me mi pare da sognare. È frustrante quando poi. È frustrante perché poi quando incontri quelle settimane di maltempo, no? È un disastro allenare la squadra, è complicato mettere in campo i reparti per allenarli come si deve, devi solo accennare per non andare a intaccare il discorso fisico,
e tutto diventa molto precario, molto sfuggente, e l'allenatore di conseguenza non è mai soddisfatto. Allora, tutti questi elementi vanno a falsare clamorosamente, secondo voi, i valori delle squadre a bocce ferme? Possono influire. Possono influire pesantemente, poi quanto possono influire sugli uni o sugli altri, questo non lo possiamo prevedere. È chiaramente un campionato in partenza condizionato, perché compresso e da affrontare con le rose contingentate. Al di là dell'incubo pandemia, che speriamo non si riveli tale, ma che comunque esiste. Chi avrà meno infortunati avrà sicuramente vita un po' più facile, in considerazione anche delle 5 sostituzioni, no? Diciamo che l'incidenza statistica degli infortuni sarà dirimente nelle sorti di questo campionato. Allora, facciamo vedere un attimo il calendario per intero, poi leggiamo gli ultimi messaggi e ci andiamo. Prego. Intanto, per allargare anche gli orizzonti. Scusami, questa è una realizzazione di Michele Pettorossi, diciamolo, perché l'altra cosa è molto elegante, molto chiara. Grande Michi! Grande Michi. Vai, Alessandro. Ti volevo dire che a Trapani, dove c'è stato il cambio di proprietà, i giocatori oggi non si sono allenati. Il motivo è semplice, perché i dipendenti non hanno ancora ricevuto lo stipendio dalla nuova proprietà e quindi gli hanno fatto trovare il campo di allenamento chiuso a chiave. Però Ghirelli diceva tutto bene, quindi il 9 tutto tranquillo. Quindi teoricamente la Ternana giocherà in un girone dove al momento c'è una X e una Y e una società che non può far allenare i propri tesserati, mia madre. Non è male, sì. Caro Fabrizio, ma che controllano? Controllano se tutto è a posto per le iscrizioni, licenze. Ma se il governo politico dice che va tutto bene a scuola e ci sono scuole a Roma che su 6 giorni entrano una volta a settimana e dicono che va tutto bene a scuola pure, cioè, figuriamoci il governo calcistico. Ancora peggio. Allora, non so se vuole aggiungere qualcosa sul calendario sia Luca che Alessandro, altrimenti andiamo a leggere gli ultimi messaggi. Tranquillo. Luca? Sul calendario, secondo me non è vero, e la pensa così anche l'amico Francesco Clodilli, che saluto, l'assunto secondo cui prima o poi li dobbiamo affrontare tutte. Sì, ma dipende con quale... Ad esempio, parlando delle presunte big e quindi delle potenziali concorrenti nella lotta al vertice, bisogna vedere se le affronti tutte in fila oppure ben distribuite durante l'arco della stagione, quante ne affronti in casa in un girone di andata che in parte potrebbe essere a porte chiuse o quante ne affronti in trasferta. Quindi c'è una serie di variabili. La faccio corta. Secondo me sarebbe stato meglio partire in trasferta, al netto del discorso porte chiuse e porte aperte, e affrontiamo tra le squadre di centro classifica quella che secondo me potrebbe veramente dare fastidio alle presunte grandi, cioè la Viterbese, che tra l'altro è vero ha perso Enrico, ha perso Volpe, ma davanti a Tuncarà e Alessandro Rossi, ed è in mezzo presso Salandria. Quindi tra le outsider la Viterbese mi sembra la più pericolosa, soprattutto in trasferta, perché immagino che verrà a Terni piuttosto coperta, ma potrebbe crearci enormi difficoltà nelle ripartenze. Alla terza incontriamo il Palermo, devo dire le presunte grandi, ma mancano 17 giorni alla fine del mercato, quindi tutto quello che diciamo è interlocutorio, lo ribadisco, quello che è vero oggi potrebbe non esserlo più o esserlo in parte tra 17 giorni, quindi ripeto, ogni nostra valutazione è interlocutoria, ma sulla carta insomma le grandi sono quelle. Poi c'è il Catania, c'è il Catanzaro, che comunque, voglio dire, potrebbero essere inferiori a Ternana e Bari. Il Bari lo incontriamo a metà girone, al San Nicola, nel girone d'andata. Quindi, diciamo, l'Avellino lo incontriamo un mese dopo il Bari. L'Avellino che però ha cambiato completamente l'organico, ha tenuto solo la Ezza, quindi è una squadra completamente rifondata. Allora, la distribuzione dei presunti scontri al vertice è buona. Cioè sono piuttosto diluiti nel corso della stagione. È buono il fatto che chiuderemo l'ultima partita del girone di ritorno
in casa contro la Juve Stabia, perché sai, se devi andare a giocarti punti pesanti a Castellammare di Stabia, altrimenti all'ultima di campionato, beh, insomma, diventa complicato, più presumibilmente di quanto non lo sia a Liberati. Poi, ripeto, avrei preferito partire in trasferta. L'ultima rotazione, è vero che abbiamo un solo turno doppio in casa e di conseguenza in trasferta, ma poi a ben vedere non è così, perché considerando Juve Stabia Ternana ultima di andata e Viterbese Ternana prima di ritorno, in realtà a fronte di un solo doppio turno consecutivo casalingo ce ne sono due in trasferta. Bene, dopo questa analisi di Luca, leggiamo velocissimamente i messaggi prima di chiudere. Simo Terni dice: in mediana ci vorrebbe un giocatore tipo Paolucci. Certo, Paolucci è stato lasciato andare forse con troppa facilità, credo. Marc Ciani: Mammarella per il campionato dovrebbe essere pronto. Celli credo abbia avuto una ricaduta a fonti sicure. Insomma, non sembra che Celli stia proprio in perfetta salute, anzi tutt'altro, nel senso che anche ieri si è fermato durante l'allenamento. Cancello Girolamo, un saluto a tutti e in particolare a Fabrizio. Fabrizio, calciatore professionista che apprezzo e stimo da sempre. Forza Fere. Stefano, ti dico prego io, è uguale. Stefano Terri dice: difensori non devono girare palla, devono menare. È una buona eccessiva questa situazione. Michele Soravo di Palumbo abbiamo parlato, di Calvano anche. Alessandro Arca suggerisce Valiani, Luca. Anch'io lo suggerisco, ma non credo che sia non è tra gli obiettivi. Gli obiettivi di centrocampo sono Rigoni più di Calvano. Rigoni lo volevo dire io, ma mi è stato bruciato da un attentissimo amico internauta, e quindi posso solo confermare che è nei desiderata della Ternana. Tra altre cose, diciamo, questa mattina dovrebbe l'ha scritto la Nazione, che Stefano Michele dice: Io ripeto, ero in procinto di dirlo, lo scriverò nel pezzo che uscirà domani sul Corriere dell'Umbria. È un'indiscrezione che è fondata. Rigoni sarebbe sicuramente un colpo di mercato magistrale, sottolineo sarebbe, perché inevitabilmente sul giocatore c'è forte concorrenza. Massimo Francisci dice: mamma mia che girone, fuori gli attributi dal primo minuto della stagione fino all'ultimo, poi tiriamo le somme, dai e fere. Fabrizio Arcangeli e poi parla di Salandria, l'abbiamo detto prima. Di Montalto abbiamo detto che non dovrebbe essere interessare la Ternana. Dunque Federico Benedetti dice: grande capitano Fabrizio Fabris, lui sì che era un capitano. Si è parlato di cacciatore del sino destro, Luca o Alessandro? No, non lo so, nemmeno io, mai sentito dire. Non mi risulta, ma non lo so. Stefano Pedriaghi dice che c'è di vero per quanto riguarda Montalti e Ciofani. Abbiamo detto su Ciofani è uno dei nomi, su Montalto non dovrebbe esserci l'interessamento della Ternana. Stefano Micheli parla di Falletti: in pochi minuti, pur non ancora in forma, ha fraseggiato bene con gli altri compagni, procurandosi una punizione e mostrando la capacità di dribblare e saltare l'uomo, di cui la Ternana ha obiettivamente difettato negli ultimi due anni. Alessandro Ceccarelli: due terzini, due centrocampisti e un bomber che al momento manca, a meno che Lucarelli non riesca nell'impresa di rigenerare Marilungo e vantaggiato. Marc Ciani, lo ha detto anche Lucarelli, quando è entrato lui si riferisce a Falletti, i compagni hanno giocato con più coraggio. Effettivamente il secondo tempo ha giocato meglio la Ternana rispetto ai primi 45 minuti di gioco. Stefano Mostarda ti vuole subito in campo, sei pronto capitano? Stefano Nardi dice: ragazzi, è inutile girarci intorno. I Casini, ecco qua, li ha fatti Leone 19 mesi ad oggi, e ancora c'è qualcuno che cerca di giustificarlo. Se ci troviamo inguagliati con la rosa 22, sicuramente soprattutto colpa sua, ci siamo capiti? Io sinceramente ora attribuire tutte le responsabilità a Leone mi sembra un po' esagerato. Del resto, vuol dire, se ci sono stati dei contratti, qualcuno l'ha voluto. Qualche rinnovo di contratto l'ha voluto anche il padron Bandecchi, e siccome i soldi sono di Bandecchi, vuol dire a questo punto può anche decidere lui di poter
a fare i contratti. Il problema grosso è la lista 22, e quello è il grosso problema. Sì, ma Leone non ha capacità vaticinatorie e non avrebbe potuto immaginare l'adozione di una normativa aberrante, lo ribadisco. Allora, Leone non sarà forse il direttore sportivo migliore d'Italia, se lo fosse non sarebbe a Terni, tantomeno in questa categoria, ma non mi sembra che abbia particolari colpe, mi sembra che abbia fatto qualche operazione interessante. Il ritorno di Falletti è stato salutato giustamente con toni trionfalistici da tutti noi, Peralta è un talento cristallino che lascerà i nostri tifosi a bocca aperta, io di questo sono certo e mi sbilancio, certo deve stare bene fisicamente, è chiaro. Contec, se quello che mi dicono gente di calcio, al di là dei video che girano in internet dove chiaramente il procuratore ti monta le cose migliori che quel giocatore ha fatto, ma quelle cose le ha fatte, non sono mica dei fotomontaggi, cioè uno che esce dall'area, che fa girare palla di destra e di sinistro, che va su di testa, che ha l'anticipo, che rimane sempre in piedi, voglio dire, quelle cose le ha fatte. Certamente quel video è girato scientemente per mostrare le cose migliori, le sue giocate migliori, ma sono giocate che lui ha fatto e che quindi gli appartengono. Quindi mi sembra che le tre operazioni fatte finora siano importanti. Deve districarsi tra molteplici difficoltà, la Ternana è una società forte economicamente, ma come quasi tutte le società, tutte quelle di C, tutte quelle di B tranne 2-3 e la metà di quelle di Serie A, in parte, sottolineo e concludo, in parte il mercato lo fa, in parte lo subisce, cioè aspetta che determinati meccanismi si incastrino. L'esempio di Drudi, ma se il Pescara non molla Drudi perché non prende Tuglia dal Benevento e a sua volta il Benevento non molla Tuglia perché non riesce a prendere un altro difensore e quando il meccanismo si sblocca, cioè lunedì prossimo, Drudi nel frattempo riceve l'offerta del Cesena e decide di tornare a casa, ma è colpa di Leone? Cioè, voglio dire, ragazzi, cioè, questi sono dati di fatto. Poi, ripeto, mancano 17 giorni alla fine del mercato, aspettiamo. La sera del 5 ottobre, credo che andremo in diretta, tanto il mercato finirà alle 20, immagino che andremo in diretta, valuteremo fra 17 giorni l'operato di Leone, che per adesso non mi sembra abbia fatto dei danni, mi sembra che stia lavorando bene. Poi, ripeto, se fosse stato un fenomeno intergalattico non sarebbe stato a Terni. Allora, poi andiamo in chiusura. Vabbè, dice Tizibò, dice ciao Fabrizio, bello vederti, un saluto da me e Alessandro. Poi Stefano Mostarda, vabbè, risponde non so chi, a Michele Spitelli. Una domanda di Federico Righi e con questo chiudiamo. Anche se Stefano Mostardi dice a Cesare, a Falletti vogliamo tutti un gran bene, ma anche a Motivo, chiaro? Beh, ci diceva prima anche Luca, abbiamo sentito anche Luca che diceva probabilmente sono aumentate le possibilità di Motivo, di Achite di rimanere. Allora, Federico Righi dice il 27 9 si gioca, secondo Fabri, se non è stata un po' tardiva la minaccia di sciopero dell'Associazione dei Calciatori, secondo me sì. Anzi, perché poi già hanno provveduto, no? Chi doveva tenersi il 22 già ha cominciato a farlo. Oggi ho letto un intervento di Grelli in risposta a Calcagno. Sì, voglio dire, Grelli è sempre in mezzo stampa, risponde a Calcagno che mirava a dividere la selezione dell'Ana Calcerone. Che ne pensi? Non ti sento, Fabri. Ah, aspetta, che credo che. Credo che vedo hai il microfono staccato. Michele, chiedo lumi a te. Sì, Fabrizio. Devi riattivare il microfono, Fabrizio. Senti ora. Adesso sì, adesso sì. Assolutamente sì, dicevo, assolutamente sì. Io mi sono meravigliato come nei giorni precedenti non si è intervenuto subito Laic. E mi sembra, mi dispiace dirlo, soltanto un intervento di circostanza, un atto dovuto, ma non che abbia alle spalle poca sostanza e poche idee chiare. Assolutamente, come ho precedentemente sottolineato, Laic in questo momento non mi sta dando dei segnali di grande coerenza e anche di, come dire, di strategie chiare per affrontare anche le prossime elezioni federali, ecco. Tanto sarà
Sì, io penso che gli scenari non sono definiti, anche col ritiro di Tardelli, assolutamente, perché si percepisse molto malcontento. È triste dirlo ancora una volta, ma tanto malcontento tra le varie categorie dei calciatori, anche nei dilettanti. Quindi io penso che qualcosa succederà. Ok. No, Ivano, soltanto una cosa relativa al calciatore. Sì. Ho chiesto a Luca Marchetti, non è così, ci togliamo il dente, la risposta secca è stata no. Quindi, abbiamo soddisfatto anche il nostro amico. Bene, chiudiamo qui, segnalando che la Ternana, diciamo, ha donato delle attrezzature al reparto di pediatria, Ternana e Terni col cuore, grazie però alla generosità dei tifosi che hanno partecipato all'asta delle maglie con cui la Ternana ha giocato la finale di Coppa Italia contro la Juventus 23 ai Minipersa. Sicuramente una bella iniziativa, ecco qua le maglie che erano all'asta, e parecchie tre o quattro attrezzature, documentazioni sono state appunto donate all'ospedale di Terni. Bene, io vorrei ringraziare Michele Pettorossi che è in regia e lo prego magari di venire in avanti, venire in video per salutarlo. Allora adesso vi facciamo prendere un po' l'impegno, in diretta Luca Giovannetti, Alessandro Laureti, un bel impegno. Sabato prossimo lo inauguriamo il internet Time. Ma posso dire alla data precisa quando sarà ufficialmente finito? Ce l'è cavata. Grazie Michele, con noi, grazie a voi, diretta. Grazie Michele, grazie Fabrizio. Volevo dire domani mattina la SD Futsal Ternana giocherà alle ore 11 contro l'Atletico Lodigiani, alle ore 11 a Palla di Vittorio, in preparazione di quello che sarà il campione di Serie B che inizierà il 17 di ottobre. Io vorrei ringraziare Fabrizio Fabris perché veramente ampia disponibilità, è sempre un piacere ospitarlo, anzi lo faccio in diretta, quindi se spesso vuol farci compagnia ci farà un grande piacere, un grande onore. Assolutamente, lo sai Ivano, per me è un onore, mi fa sempre piacere e grazie a tutti. Grazie Alessandro Laureti. Ciao, grazie a voi. Ciao Ale, grazie e un grazie a Luca Giovannetti per essere stato così preciso, puntuale nel corso della nostra trasmissione. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno visto e un ringraziamento a tutti coloro che hanno, che sono stati tantissimi, spero di non aver dato qualche messaggio, ma capita, e speriamo di averli letti un po' tutti, di aver salutato tutti coloro che hanno partecipato. Vi ringrazio, domani c'è la conferenza stampa di Folletti e Peralta. Sì? Se qualcuno vuole intervenire, no. Domani c'è la conferenza stampa, dicevo, alle 14:45 di Peralta Folletti, Folletti e Peralta, e noi ve lo trasmetteremo naturalmente sulla pagina di Terra Time e credo anche sulla pagina di Terra News. Voi fate la testuale, ecco, non mi veniva la parola, la testuale di Terra News, ci completiamo a vicenda, lui vi ricorda Terra News la testuale. Grazie, buona serata a tutti. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao Luca, ciao Alessandro. Ciao. Un bel mi piace su questa pagina. Grazie, buona serata.